ma guarda te, da così poco un tesoro così importante. Non l'avrei mai detto. Questo è lo zafferano. Col Diretti ci ha portato a scoprire lo zafferano. Lo zafferano qui all'azienda Margherita, in sostanza di Gazzodo dell'Ippoliti, per scoprire questo piccolo bulbo che dà qualcosa di importante, qualcosa di estremamente prezioso. Questo zafferano che prima era usato quasi come colore ai tempi del Medioevo, poi come medicina e poi nell'ambito dell'alimentazione. Adesso andiamo a scoprire cosa vuol dire lo zafferano qua a Mantova, a Gazzoldo, con questa indicazione della Coldiretti, per poi fare il nostro piatto. Andiamo a vedere. Noi siamo qua a Gazzodo dell'Ippoliti con la signora Roberta Zaltieri dell'azienda agricola La Margherita. Voi fate una cosa particolarissima, voi fate zafferano. Sembra facile dire zafferano così, solo parlarne, ma la difficoltà nel produrre questa straordinaria spezia è davvero, ci vuole tanto lavoro, tanta passione, immagino. Sì, ci vuole tanto lavoro, tanta passione. Sì. E come si estrae lo zafferano per fare poi quello che vediamo in cucina? In sostanza, mi hanno detto che da tanti fiori si fa pochissimo, se sì, non sbaglio. Sì, circa 150 fiori, 200 fiori servono per ottenere un grammo di spezia, praticamente. Un grammo solo di spezia? Sì. E tratto in un mercato che è molto richiesto da tanti appassionati singoli, in sostanza, cioè c'è tanta gente da tutta Italia che viene a richiedere il vostro zafferano, lo zafferano possiamo dire mantovano. Mantovano, il nostro zafferano parla mantovano, è vero. Ci sono persone che lo richiedono anche da altre parti d'Italia per le caratteristiche e per anche la sua bontà. Ecco, noi qua siamo in un campo, in una piccola, si può dire, coltivazione di zafferano. Ci vogliono delle particolari così proprietà per fare lo zafferano, anche a livello di terra, a livello di terreno, oppure è una pianta che un po' cresce dappertutto? Lo zafferano ha bisogno soprattutto di terreni che rimangono asciutti, quindi che drenano bene l'acqua. Quindi magari qua da noi i terreni sono un pochino pesanti, però in certe posizioni, tipo questa, il terreno è un pochino più pesante. Il nostro zafferano parla mantovano, è vero. Però ci sono persone che lo richiedono. Ma guarda te, da così poco un tesoro così importante. Non l'avrei mai detto. Questo è lo zafferano. Col Diretti ci ha portato a scoprire lo zafferano. Lo zafferano qui all'azienda Margherita, in sostanza di Gazzodo dell'Ippoliti, per scoprire questo piccolo bulbo che dà qualcosa di importante, qualcosa di estremamente prezioso. Questo zafferano che prima era usato quasi come colore ai tempi del Medioevo, poi come medicina e poi nell'ambito dell'alimentazione. Adesso andiamo a scoprire cosa vuol dire lo zafferano qua a Mantova, a Gazzoldo, con questa indicazione della Coldiretti, per poi fare il nostro piatto. Andiamo a vedere. Noi siamo qua a Gazzodo dell'Ippoliti con la signora Roberta Zaltieri dell'azienda agricola La Margherita. Voi fate una cosa particolarissima, voi fate zafferano. Sembra facile dire zafferano così, solo parlarne, ma la difficoltà nel produrre questa straordinaria spezia è davvero, ci vuole tanto lavoro, tanta passione, immagino. Sì, ci vuole tanto lavoro, tanta passione. Sì. E come si estrae lo zafferano per fare poi quello che vediamo in cucina? In sostanza, mi hanno detto che da
tanti fiori si fa pochissimo, se sì, non sbaglio. Sì, circa 150 fiori, 200 fiori servono per ottenere un grammo di spezia, praticamente. Un grammo solo di spezia? Sì. E tra l'altro in un mercato che è molto richiesto da tanti appassionati singoli, in sostanza, cioè c'è tanta gente da tutta Italia che viene a richiedere il vostro zafferano, lo zafferano, possiamo dirlo, mantovano. Mantovano, il nostro zafferano parla mantovano, è vero. Ci sono persone che lo richiedono anche da altre parti d'Italia per le caratteristiche e per anche la sua bontà. Ecco, noi qua siamo in un campo, in una piccola, si può dire, coltivazione di zafferano. Ci vogliono delle particolari così proprietà per fare lo zafferano, anche a livello di terra, a livello di terreno, oppure è una pianta che un po' cresce dappertutto? Lo zafferano ha bisogno soprattutto di terreni che rimangono asciutti, quindi che drenano bene l'acqua. Quindi magari qua da noi i terreni sono un pochino pesanti, però in certe posizioni, tipo questa, il terreno è un pochino più sollevato rispetto al piano di campagna normale e quindi riesce a scolare bene e lo zafferano si trova bene. E poi dobbiamo aspettare la mattina, se non sbaglio, perché il fiore sboccia la mattina fino a una determinata ora e con determinate giornate di sole, se non sbaglio. Sì, praticamente il fiore alla mattina presto è in bocciolo, si aspetta che sia asciutto per la raccolta, quindi si fa nella tarda mattinata la raccolta del fiore in modo tale che sia bello aperto e asciutto. Andiamo quindi a vedere adesso un po' com'è la parte finale, insomma, per poi certo, capire successivamente i passaggi per vederlo poi a tavola. Sì, andiamo sì, a vederlo? Va bene, andiamo a vederlo. Ok. Allora, abbiamo preso il nostro zafferano dai campi, in sostanza adesso qua c'è un procedimento che è molto raffinato, anche molto così laborioso per arrivare a questo, no? Per ottenere lo stimma, certo. Quindi cosa facciamo adesso? Praticamente si prende il fiore e si deve togliere dal fiore la parte femminile, che è la spezia, praticamente. Praticamente si funziona così, si apre il fiore e questa cadente è la spezia e viene staccata fino al punto rosso. Poi viene tutto messo su un piatto. Viene tutto messo in un piatto. Certo, poi alla fine viene essiccato, no? Sì, praticamente noi essicchiamo ancora come si faceva un tempo, sul fuoco, con la padella e sul fuoco. Una volta in origine essiccavano sulla brace, giù dalla brace, con la padella, in modo tale da poterlo essiccare perfettamente. Poi, cosa singolare, la qualità dello zafferano è dal colore, no? Sì. Cioè, più la tinta, diciamo così, è di una certa qualità, più lo zafferano è... È il potere colorante, praticamente, che decide il livello qualitativo dello zafferano. Si fa tramite la misurazione delle crocine, che è la sostanza che dà il potere colorante. Dai 15 euro ai 30 euro al grammo, se non sbaglio. Sì, circa vale così sul mercato. Signora, grazie di tutto. Grazie a voi che siete venuti a trovarci. Siete stati gentilissimi e complimenti ancora. Grazie. Vellutata coi pistilli, lo zafferano. Sembra facile la vellutata. Ma come faccio? Basta. La vellutata. Ho bisogno che qualcuno mi dia una mano. Eccolo qua, Giulio. Eccolo qua. Ciao Luca. Ciao. Senti, allora, una vellutata con lo zafferano non è così semplice. Di cosa? La vellutata. La vellutata di? Finocchi con pistilli di zafferano. Perfetto. Quindi ho bisogno dello spiegato per la vellutata, perché sembra facile. Sì. E invece però ci vogliono delle cosine giuste, no? Ce l'ho. Me le fai vedere? Sì. Andiamo. Andiamo. Andiamo, andiamo. Allora, vellutata, no, perché sembra facile, Luca, la vellutata, l'abbiamo detto anche prima, però ci vogliono degli strumenti, perché c'è un piccolo procedimento e poi le macchine devono essere anche giuste, se non sbaglio, no? Lo strumento giusto nel momento esatto. Giusto. Vieni, vieni, guarda. Allora, io ti propongo... Oh, guarda qua che bello che è. Uno strumentino, che poi non è altro che un mixer. Sì. Gli montiamo su un coltello specifico per fare la vellutata. Sì. Che andremo a utilizzare all'interno di un contenitore trasparente in vetro. All'interno metteremo
i finocchi naturalmente cotti, e questo creerà un composto omogeneo, corposo, leggero e soffice. Perché sembrano un po' tutti uguali, però alla fine, cioè, anche per fare certi tipi di emulsioni ci vuole proprio uno strumento adatto anche per certi tipi di verdura. Adesso qua parliamo di finocchio, molto sì, fibroso, però insomma penso che... Sì, ma con uno strumento come questo, cambiando semplicemente la lama, potrei utilizzarlo per fare una purea di patate, di finocchio, di carote oppure di carne. Ah, posso utilizzarlo per questo tipo di prodotto, e questo però crea un composto molto omogeneo. Poi volevo aggiungere un altro strumento, l'imbuto. Ah, questo, ecco. Con il colino, molto importante, perché tu sai che il finocchio fa quei filini che sono fastidiosi, sì, e quando tu mangi sì. La passata te lo troveresti in bocca fastidiosissimo in mezzo certo. Ai denti. Ecco, utilizziamo invece questo colino con questo imbuto per poterlo poi filtrare e impiattare direttamente nel piatto, ottenendo così un composto fluido e omogeneo. Adesso andiamo ad impiattare, perché immagino anche per questo tipo di piatto ci vuole anche una presentazione. Giochiamo un po' di colore. Ok, andiamo a vedere? Andiamo a vedere. Allora, si parla di autunno, perché questo qua è un piatto molto autunnale. Sì. E ci sono anche tanti colori un po' da gestire. C'è anche lo zafferano che è giallo, insomma, tante piccole cose. Vieni. Mi fai vedere? Sì. Ah, guarda che bello. Guarda che cosina. Ma è bellissimo. Allora, siamo in autunno. Sì. Ho ricercato colori autunnali, perciò qualcosa che rievochi questa stagione. Però dovevo metterlo in contrasto con il giallo del finocchio, e allora ho pensato a questo azzurro, sì, a questo azzurro con un richiamo del giallo sul piatto più importante, sì, accompagnato con una posata scura. Posata scura, ecco, è una posata, anche questa è una piccola novità. Una posata con un trattamento nuovo, si chiama PSD, è un trattamento che la mantiene inalterata nel colore, può andare in lavastoviglie, però guarda che contrasto. Ah, bellissimo, esatto, bellissimo. Una candelina, ovviamente. La candela non deve mai mancare. È giusto, anche perché dà anche questo senso di caldo, anche visto che andiamo un po' verso il freddo. Sì. Ecco. E poi il bicchiere d'acqua, coordinato nello stesso colore, e il calice da vino. Perfetto, beh, allora mi ha risolto anche questo problema. Mi fa piacere. Perché non era facilissimo oggi, no? Invece mi ha risolto come sempre il problema. Grazie, Luca. Grazie. È stato un piacere. Grazie. AgriChef Maria Grazia Maestri, sì, per fare lo zafferano, esatto, in tavola con una bellissima vellutata, bellissima, no, dopo chi? Lo vediamo. Bellissima e buonissima. Esatto. Perché poi si deve anche presentare bene. Sì, tanto sì, benvenuta sì, qua a Telemanto, grazie, la nostra cucina. Grazie. Tutto a posto, tutto pronto. Allora, tutto pronto. Cosa facciamo? Lo ripetiamo, una vellutata di... Sì, di finocchi, sì, con lo zafferano. Qui abbiamo i fiori dal quale si ricavano i pistilli di zafferano. Sì. Consideriamo che da ogni fiore ricaviamo 3 pistilli. Esatto, come abbiamo sentito anche prima nei nostri contributi. Zafferano, esatto, esatto, che sono questi qua. O ce li abbiamo anche qui vedere. Qui abbiamo poi tutti gli ingredienti per fare la vellutata. Quindi abbiamo... Bel finocchio della poi nostra azienda agricola, scalogno, sì, olio extravergine d'oliva, okay, poi abbiamo lo zafferano chiaramente, sì, i crostini da mettere sulla vellutata, sì, il grana padano, della panna per mantecare, e da questo ricaviamo una buonissima vellutata. Lì vedo già qualcosa che bolle in pentola. Partiamo prima di tutto con un brodo vegetale. Ok. Carote, sedano, cipolla, ma soprattutto, attenzione, i gambi del finocchio. Ok, bene. Perché il brodo deve sapere di finocchio, e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è, dopo aver lavato il finocchio, pulirlo. I gambi vengono messi in infusione per creare un buon brodo. AgriChef, è la prima cosa. Allora, spieghiamolo sempre bene, AgriChef, che c'è una differenza, no? Sì, sì. Quindi? Sì. Noi siamo chef dei nostri agriturismi, okay, cioè dell'azienda agricola dal quale nasce l'agriturismo. Il mio è l'agriturismo del Bisco, che c'è a Correggio Micheli, di Bagnolo San Vito. A
AgriChef Maria Grazia Maestri, sì, per fare lo zafferano, esatto, in tavola con una bellissima vellutata, bellissima, dopo lo vediamo. Bellissima e buonissima. Esatto. Perché poi si deve anche presentare bene. Sì, benvenuta qua a Telemantova, la nostra cucina. Grazie. Tutto a posto, tutto pronto. Allora, tutto pronto. Cosa facciamo? Lo ripetiamo, una vellutata di... Sì, di finocchi, sì, con lo zafferano. Qui abbiamo i fiori dal quale si ricavano i pistilli di zafferano. Sì. Consideriamo che da ogni fiore ricaviamo 3 pistilli. Esatto, come abbiamo sentito anche prima nei nostri contributi. Zafferano. Esatto, esatto, che sono questi, che sono qua. Questi qua. O ce li abbiamo anche qui, esatto, da esatto vedere. Qui abbiamo tutti gli ingredienti per fare la vellutata. Quindi abbiamo... bel finocchio della nostra azienda agricola, scalogno, sì, olio extravergine d'oliva, okay, finocchi, sì, con lo zafferano. Qui di zafferano, sì, consideriamo che da ogni fiore sempre ripetendo, pentola, brodo con... brodo, così intanto vede che mi si è già praticamente preparato, sì, dopodiché scalogno, olio. AgriChef Maria Grazia Maestri, sì, per fare lo zafferano, esatto, in tavola con una bellissima vellutata, bellissima, finocchi, dopo lo buonissima vediamo. Bellissima e buonissima. Esatto. Perché poi si deve anche presentare bene. Intanto sì, benvenuta qua a Telemantova, la nostra cucina. Grazie. Tutto a posto, tutto pronto. Allora, tutto pronto. Cosa facciamo? Lo ripetiamo, una vellutata di... Sì, di finocchi, sì, con lo zafferano. Qui abbiamo i fiori dal quale si ricavano i pistilli di zafferano. Sì. Consideriamo che da ogni fiore ricaviamo 3 pistilli. Esatto, come abbiamo sentito anche prima nei nostri contributi. Zafferano, esatto, esatto, che sono questi, che sono qua, questi qua. O ce li abbiamo anche qui, esatto, da esatto vedere. Qui abbiamo tutti gli ingredienti per fare la vellutata. Quindi abbiamo bel finocchio della nostra azienda agricola, scalogno, sì, olio extravergine d'oliva, okay, poi abbiamo lo zafferano chiaramente, sì, i crostini da mettere sulla vellutata, sì, il grana padano, della panna per mantecare. E da questo ricaviamo una buonissima vellutata. Lì vedo già qualcosa che bolle in pentola. Partiamo prima di tutto con un brodo vegetale. Ok. Carote, sedano, cipolla, ma soprattutto... attenzione! I gambi
del finocchio, okay, bene, perché bene. Il brodo deve sapere di finocchio, e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è, dopo aver lavato il finocchio, pulirlo. I gambi vengono messi in infusione per creare un buon brodo. AgriChef, questa è la prima cosa. Allora, spieghiamolo sempre bene, AgriChef, che c'è una differenza, no? Sì, sì. Quindi? Sì. Noi siamo chef dei nostri agriturismi, okay. Cioè dell'azienda agricola dal quale nasce l'agriturismo. Il mio è l'agriturismo del Bisco, che c'è a Correggio Micheli di Bagnolo San Vito. Sì. E è 10 anni che abbiamo questa azienda agricola. Sì. E da lì sono diventata AgriChef del mio agriturismo. Allora, stiamo facendo il nostro brodo, sì, no? Il brodo è il primo passaggio. Ok. Il secondo passaggio, sì, mettiamo in infusione lo zafferano, sì, con un goccio d'acqua, oh, in modo che intanto che prepariamo la ricetta si riesce a bagnare. Come vede, già prende il colore. Già prende colore. Che sarà, sì, il colore, guarda, della nostra vellutata. Guarda, facciamo vedere. Guardate, esatto, solo un attimo di un goccio d'acqua, che colore che ha preso. Un goccio d'acqua ha già preso il colore, che esalta quindi anche il profumo e il sapore del nostro zafferano. Dopodiché, poi, il secondo passaggio, scalogno, che verrà pulito e tritato, che per tempi abbiamo già preparato, certo, e verrà messo in pentola con un goccio d'olio extravergine di oliva. Perfetto. È una ricetta, cos'è, da antipasto? No, si può dire, questa no? È una ricetta in inverno, viene utilizzata tantissimo come zuppa. È una ricetta calda che quindi in inverno viene mangiata volentieri, proprio perché è mangiata calda. È indicata perché è un periodo che, insomma, questi piatti, userei molto le spezie, userei molto le verdure, molto, sì, 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 va molto in questo periodo, anche perché in effetti c'è un po' una rivalutazione, sì, della cottura, sì, sì, delle verdure, di come fare. Anche quindi, perché possiamo far notare che questa è una ricetta, sì, vegetariana, sì, quindi può essere adatta ai vegetariani. È una ricetta che, se utilizziamo della panna vegetale senza glutine, sì, per i senza glutine, per i celiaci, sì, se non utilizziamo il grano, può diventare anche una ricetta vegana. Ma spettacolo. Quindi può essere adatta un pochino per tutti i tipi. Beh, estremamente leggera, poco caloriche, immagino, esatto, ma molto profumata. Molto profumata, esatto. Allora, stiamo facendo il soffritto, no? Soffritto con lo scalogno, poi il finocchio, sì, viene tagliato, come qui abbiamo già preparato, sottile sottile, con un coltello, oppure, sì, chi non ha l'utilizzo dei coltelli, con una mandolina. Sì. Dopodiché viene messo nello scalogno. Ah, allora, sempre ripetendo, pentola, brodo con... Brodo, così intanto vede che mi si è già praticamente preparato. Sì. Dopodiché scalogno, olio, finocchio. Con già lo zafferano dentro? No. Ah, no, no, no. Lo zafferano viene messo alla fine. Mi sono distratto. No. Ed è che ancora lì in infusione viene messo per ultimo. Maria grazie, mi sono distratto. Non c'è problema. Non c'è problema. Allora, andiamo, quindi adesso stiamo... Sì, adesso che abbiamo fatto soffriggere i finocchi, aggiungiamo il brodo. Questo brodo, adesso lo prendiamo a cucchiaiate. Allora, ovviamente, amici di Telemantova, il problema è questo: voi quello che devo fare è spiegare quello che sta facendo, ma devo spiegare anche i profumi. Sì. Ci sono dei profumi qua che voi a casa, allora, chiudete gli occhi, provate a immaginare, c'è un profumo meraviglioso qua, sembra di stare, sì, davvero, sì, così in una cucina quasi del, non so, di qualche anno fa, ecco, in, sì, inverno, sì, c'è il profumo inverno, dello scalogno, c'è il profumo, esatto, dei finocchi, dello zafferano, cioè è veramente, sì, siamo, sì, in un contesto che, tra l'altro, qua siamo tra telecamere, luci, però sembra anche, però già in questo contesto di essere profumo, quasi in un, così, allora, in inverno. Subito qui in questa pentola, sì, cominciamo ad andare ad insaporire il nostro finocchio con pepe, sì, sale, così che già gli diamo un buon sapore. Il brodo vegetale non era stato salato, non è stato aggiunto niente, perché poi assaggeremo direttamente la vellutata. Quindi non metti sale? No, non c'è sale, non c'è niente, proprio solo ed esclusivamente verdure. Il sapore viene dato tutto qui e dallo zafferano, chiaramente. Ah, beh, certo. Che non, sì, dà, sì, solo, sì, colore, ma dà anche sapore e profumo. Quindi è una ricetta anche abbastanza semplice, no? Sì, sì, molto, sì, sì, semplice, sì. Può essere fatta da chiunque in qualsiasi momento. Ha un tempo di preparazione di 20 minuti. 20 non minuti? Di più. Ok. Perché è solo il finocchio che mi si deve ammorbidire un attimino. Una volta pronto il finocchio,
ginocchio siamo praticamente giunti al termine. La cottura del brodo quanto ci vuole? La cottura circa? Del brodo io l'ho lasciato perché prendesse il colore del finocchio un 30 minuti circa. 30 minuti circa, sì, ok. 30 minuti e il brodo era pronto e si vede anche il colore che ha preso delle mie verdure. Quindi questo è per usare lo zafferano, ma immagino poi tu nella tua cultura, anche da un punto di vista sì, culinario, insomma, fare le verdure si possono davvero fare tantissime cose. Sì. Lo zafferano in questo momento è usato, ricordo, consigliato col Diretti, sì, ci hanno mandato in una, l'avete visto prima, in una stupenda azienda agricola che insomma con 400 tipi di aromi naturali diversi, insomma uno spettacolo, sì, è stato davvero... Zafferano qua viene fatto di finocchio, ma lo zafferano, ciao. È adatto per tutto, si adatta veramente a tutto. Noi lo utilizziamo nei risotti, che quello è classico, tipico, certo, nel risotto. Leggenda narra che ci sia stato un errore quando l'avevano fatto. Qualcuno mi aveva detto che il risotto con lo zafferano, qualcuno si era sbagliato nel fare, è venuto fuori giallo, poi alla fine ha scoperto una leggendaria ricetta. Una leggendaria ricetta, esatto. Vabbè. Adesso si utilizza tanto lo zafferano per fare anche le creme. Ah, giusto. Si fa il risotto e poi si fa la crema di zafferano da aggiungere al risotto. Quindi lo zafferano si utilizza veramente in tanti modi. Si utilizza con le carni, si possono fare delle creme poi per condire le carni. Quindi infatti, è molto versatile. Già mi pare di capire che ci sono anche tanti agriturismi e tanti altri ristoranti che cominciano a fare solo ed esclusivamente già questo tipo di, di piatti, insomma, di, tra virgolette, vegani, però è un termine che è un po' inflazionato, vegetariano, diciamo. esatto, cioè, piatti più leggeri. Ormai la gente è abituata a mangiare un momentino più leggero e quindi adora tantissimo queste cose. Allora, quindi ci siamo quasi. Sì, ci siamo quasi. A questo punto è ora di aggiungere lo zafferano e così diamo colore. Attenzione, il grande gesto. Proprio così, tutto così com'è. Il grande gesto. Ah, viene inserito. Io mi avvicino. Ha cambiato completamente subito colore. Che bello. E si sente già il profumo che viene rilasciato anche dallo zafferano. Faccio un salutino, qua c'è l'odore di zafferano. È buono. Non ci aggiungi, un po' di sale ce l'hai aggiunta. Sì, ho aggiunto sale e pepe. Sì. E poi procediamo all'assaggio, perché qualsiasi cosa in cucina per sentire i sapori va sempre assaggiato. Giustamente, bravi. Così si fa. In questo caso manca ancora un pochino di sale, quindi glielo andiamo a mettere, aggiustiamo a piacere, non troppo perché poi ci andrà aggiunto anche il grana, che già anche quello mi dà sapore. Andiamo già a metterglielo il grana? No, lo mettiamo sopra dopo nel piatto. Ah, alla fine. Sì, quindi diciamo che la prima fase qua è già praticamente conclusa. È già praticamente fatta. Così mi ritrovo con il risultato già finito del finocchio che ho già qui da farvi vedere, perché adesso ci vorrebbero 15-20 minuti di cottura, certo, perché il finocchio si ammorbidisca. Mi deve diventare in questa maniera. Sì. E da qui adesso lo frulliamo. E poi facciamo... E poi, dopo frullato, possiamo aggiungere il resto degli ingredienti. Lo vediamo dopo. Va bene. Perché adesso facciamo una piccola pausa perché parliamo ovviamente di vino, no? Sì, l'abbinale. Giusto, bisogna. Ci vediamo dopo, Maria, grazie. D'accordo, salutiamo. Grazie. Ciao, a dopo. Signori, sono armato il cucchiaio in mano perché voglio assaggiare questa vellutata di zafferano. Di finocchio e zafferano. Allora, Maria Grazia, ci siamo? Sì, ci siamo, allora, perché il finocchio è cotto. Sì. Adesso dobbiamo solo procedere con un mixer ad immersione a frullare la nostra vellutata. Sì. Ecco, come vedete, la rendiamo cremosa. Sì. Abbiamo già messo dentro la panna, se non sbaglio. Adesso gliene mettiamo ancora un pochettino. Sì. Perché la panna mi aiuta a renderlo anche un pochino cremoso. Ma che bello. Una panna vegetale senza glutine. Ok. Che così almeno può essere mangiata da tutti. Questa è anche senza lattosio, per gli intolleranti al lattosio. Ho capito. E così la creiamo vellutata in questo modo. Dopodiché? Adesso è pronta per l'impiattamento. Attenzione, dopo c'è da rifinirlo. E poi tutte le finiture che abbiamo qui davanti. Allora ti fermo, Luciano, vino. Ciao. Che vino ci mettiamo? Intanto, beh, tanto carissimo, ti vedo come sempre in grande forma. Grazie, tanto, sei molto forma che tu. Dimmi.
vellutata, quindi lo dice il nome stesso, quindi adesso è un piatto molto delicato dove si devono sentire i sapori, avremo sicuramente il sapore dello zafferano che sarà, però è molto, credo, molto delicato. Uno Chardonnay della cantina dei Colli, cantina di Mozambano, quindi un vino molto delicato, un vino fresco che sarà molto delicato, avrà i profumi molto delicati, sì, esotici, perché nello Chardonnay di solito si sentono profumi di banana, di ananas, che sono caratteristiche, ma saranno molto delicati perché il vino è un vino molto giovane, quindi si sposa bene su questo piatto. È incredibile come il vino si sposa davvero con qualsiasi tipo di alimento. In questo caso c'è, cioè, noi in questa trasmissione passiamo spesso da un alimento all'altro, anche un po' diversi, ma anche qua anche in questo caso finocchio, zafferano, vino ci sta sempre. Un vino c'è sempre per ogni cosa. Beh, io credo che le grandissime varietà di vino che abbiamo ci permettono poi di ottenere dei vini che diano delle caratteristiche proprio per abbinamento a ogni qualsiasi piatto. E soprattutto se sono vini mantovani. Questo è fuori dubbio. E certamente. Esatto. Allora, pronti? Allora, Maria Grazia. Prima di procedere all'impiattamento, sì, io filtriamo sempre, perché rimangono sempre dei pezzettini di finocchio, dei pistillini di zafferano che poi magari possono dar fastidio in bocca. Ok. Quindi la passiamo al setaccino. Setaccino. Ecco. In modo che mi ritrovo una vellutata liscia e perfetta. Adesso questo è un setaccio a maglia un pochino troppo fine. Sì. Quindi facciamo un po' fatica. Certo. Però pian pianino arriva. Anche quello, insomma, anche per dare proprio quella sensazione di, così, anche di perfezione da quello, sì, che è stato, sì, sì, tutto il procedimento. Come si vede, qui rimane la parte più rugosa che potrebbe dar fastidio in bocca. Ok, allora la mettiamo già, siccome diamo una sorta di piccolo assaggio, certo, facciamo anche un piccolo esempio. Eccolo qua, esatto, lo mettiamo qui sul nostro piatto. Invece la mia vellutata liscia. Okay, la nostra vellutatina, sono armato. Ecco. Aspetta, faccio un assaggino, posso? Sì, certo. Posso? Penso di aver già detto tutto. Adesso la decoriamo. Ah, la decoriamo, decorazione, sì, perché ci va, io non ho più un cucchiaio. Decorazione rapida. Questo. Allora, mettiamo un po' di grana. Esatto. Sopra, perché sì, ci sta sempre bene. Dei crostini di pane. Ok. Croccante. Ci stanno benissimo. E poi? Poi un richiamo di tutto ciò che è stato inserito nel piatto. Ok. Quindi il finocchio. Sì. E qualche fiore. Di zafferano. Di zafferano che ci ricorda quello che abbiamo utilizzato. Oh, lo mettiamo qua. La nostra vellutata. Il vino è già stato versato, la nostra vellutata di finocchio e zafferano. Grazie a Maria Grazia. Grazie a voi. Grazie Luciano. Ciao. Abbiamo fatto cose bellissime, ci vediamo alla prossima. Buon ciao. Buon appetito. Ciao.